Ciao, salve a tutti, sono sempre Luca, allevatore, selezionatore e produttore flore locali. Ciao a tutti, già ne parlo in un altro video, ma rispondo anche qua a questo commento. E, vedete, questo è un posto, le api in generale, se sono caparbie si ripuliscono bene, come anche affermo, questo non vuol dire che in un posto ostile riuscirebbero a tantomeno a mantenere numeri tali e a non trovarsi magari anche in difficoltà. Loro in natura si sono preservate e si proteggono anche dalla varroa, emigrando, isolandosi, allontanandosi da un luogo a un posto ostile, cosa che noi non gli permettiamo perché noi non gli consentiamo di migrare, tantomeno. Se vi rammento che qua c'è su varroa, quindi vanno aiutate in questa formalità, vanno aiutate anche così. Volevo precisare che quelle varroe che vado a eliminare sono quelle varroe, altre non ce n'è. Una riduzione di covata, non partiamo con treni o ci facciamo già idee strane con le resistenze, cosa che è già avvenuta, è solo quella colonia, ha una resistenza molto minore rispetto alle altre, e questo proprio lo so, fatta è quella unica sola, ho tirato a sostituire i ceppi di quelle 3-4 che avevo poi in realtà tra le tutte, che rivelano questa incapacità, chiamiamola così se così vogliamo, nella ripulizia in quanto alle altre. Le altre sono molto più caparbe e queste sono proprio poverine, se la cavano molto poco e quindi le aiuto. Se non si comprende questo aspetto, aiutandole sotto questa forma, lì reagirebbe il prodotto, ma io le aiuto a prescindere, capito? Proprio perché lo so. Questo gli consente di vederle come le vedrete tra un po', di invernare a 10 favi gromere e con su scorte belle. Tutte da biodiversità, questo perché presto ognuna di loro, come vedete, ha attenzioni diverse, ma poi alla fine tutte allo stesso modo. Riversano tutte nello stesso luogo, nello stesso posto, non consentendogli di migrare, e sono in un posto ostile. E questo è il metodo che non ha mai vi mostro da 24 mesi, 10 favi gromere. Ecco, se ci sono degli aspetti, sto anche mostrando le riprove del 9, no? In quanto la veridicità di quello che ho affermato finora, quindi che so vedere la varroa, che la so individuare, che la so eliminare. Io l'ho eliminata. Il prodotto l'ha un po' imparalizzata e io ancora prima che se ne dispiacessero loro, anche se sono un po' meno caparbe delle altre, o quant'altro la elimino io, a prescindere. Questo mostrare queste cose, vedete, anche quello che sto facendo, richiede perdita di tempo, no? Che vi consiglio sempre infatti di venire sul posto, dato che purtroppo sono solo, quindi spererei che credeste adesso in poi, dato che vi ho mostrato tutto e tutte le cose a riprova. Che credeste a quello che dico, che crediate a quello che dico, che tantomeno a quello che mi mostro, cioè cosa? Colonia in salute su 10 favi, anche questo è uguale, sono su 10 favi, non è che sono ristrette, avevano un pochino, dato che hanno azzerato la covata, tutta sparfallata apposta, hanno fatto così proprio loro, anche se hanno una caparbietà un po' meno in quanto proprio a ripulire il favo rispetto ad altri. E quindi si trovano lì, le ho trovate lì e io le tolgo. Bene, ma proseguiamo, andiamo a visitare adesso le colonie. Lei, mio amore, mi ascoltavi? Eh? Bella. Cosa fai qua? Cucciola. Vieni. E adesso, poverine, gli danno anche questi veleni. Bella. Speciale. Gli danno questi veleni. Va bene, visitiamo.
Loro gli ho dato spazio, volevo vedere se hanno cominciato a costruirlo. Loro sono quelle che ho guarito dal tremore, bellissima linea. Loro sono la stessa linea, pensate, di quella là che farò vedere in un video che si è inibridita, ma non ha importanza. Come vedete ho loro, tantomeno per ancora avere quel seme lì in caso non lo ricercassero loro come purezza in razza. Sì, hanno incominciato, vedete. Hanno cominciato a prendere sul serio che gli ho dato come spazio e ora loro lo costruiranno, eh? E poi gli darò favi costruiti. Ce ne ho una che al momento voglio che stia anziché a 10 a 9, che siano ancora più compatte per mantenersi belle. E purtroppo me lo chiedete, questo è un posto molto ostile in quanto a Varroa, per questo anche che invito gli stessi a portare qua le loro api e provare ad assisterle in modo diverso. Loro per evitare posti ostili o comunque pericoli, rischi, inclusa la Varroa, emigrano. Migrano. Eh sì, ha preso su della carnica, quella è una delle sue sorelle, di questa qua, che lei l'ho fatta fecondare in altro momento, invece era assenza di maschi e c'erano solo i suoi. In quel caso non potevo trasferirle, ho detto. C'è modo di, tantomeno stagione successiva, ci sarà modo di riselezionarle. Cosa importante è preservare il numero di api, la colonia. Come vedete, con loro uguale. L'aspetto importante era, adesso ne ho due colonie così. Una è già su 10 favi. E loro stanno diventando colonia con quella sostituzione regina sul tremore. Adesso ho due colonie sane. Questo si riesce a farlo se si comprendono. Quindi tantomeno se vi dico su che l'aiuto giusto, opportuno per loro in questo momento, anche proprio per trasmissione esterna, il trattamento che vedete. Quella colonia, quelle api che, tantomeno quelle varroe che individuo, sia tantomeno c'è stato modo di mostrarvi alcune delle loro metamorfosi, che non so tutte lì,
Quindi non so tutte le metamorfosi, alcune delle loro metamorfosi, come le vedo, come le elimino, e quello è un mio modo di prestargli aiuto al di là del trattamento. Loro sono pulite queste qua, non ce n'è bisogno, ma quelle lì avevano quelle poche varroe là dentro e le ho tolte. Pensate, quella che gli trovo sulla corona, ho la possibilità di trusciare la petta un po' a contrasto, la parola mi rimane qua e la schiaccio, pensate un po', anche quella che trovo sull'ape stessa, ma vi invito a venire a vedere di persona. Questi aspetti ve li mostro e ve li racconto io, ma mi piacerebbe mostrarveli ulteriormente perché è stata messa in discussione la mia veridicità e io trovo che quello che ho affermato è tutto reale, ve lo sto mostrando. Vi rammento di venire a vederlo di persona. Questi aspetti, adesso loro sono tutte pulite. Tutte, amore, scusami. Sono tutte pulite. Quindi c'era un pochino lì in quella là, che l'avevano una facciata della covata e basta. Ma vi invito poi a venire a vedere quando risarà il momento che le ripulirò. Quando riraccoglieranno stagione successiva. Lì selezionerò proprio i favi dove l'andrò a uccidere. Avrete modo di vedere tutto. Che come vedete non è così semplice per me mostrarvi tutto. Non è così semplice. Ma dico poi come stanno le api. È da lì che si dovrebbe stabilire le difese che attuo nei loro confronti, le modalità che attuo nei loro confronti. Come vedete, fanno avere api su 10 favi sane. Purtroppo hanno questi passaggi, come ci dicono altri, Pierluigi e altri, la varroa attacca e non si sa quando attacca. Io invece vi mostro che lo so quando attacca e la uccido, e lì la uccido. Non aspetto il trattamento, hanno sul trattamento avrebbe fatto efficacia, ma io preferisco ucciderla. Allo stesso tempo c'è stato un modo di mostrarvi alcune delle loro metamorfosi. Ma questo tantomeno c'è stato un modo di mostrare agli più scettici che la vedo la varroa e che tantomeno è un aspetto altresì molto importante vederla per eliminarla. Quindi una volta che l'avete eliminata, che non c'è più, da dove arriva la varroa secondo voi? Dall'esterno. Non arriva altresì che dall'esterno. Se l'avete eliminata, non c'è più, da dove arriva? Quindi va data una protettività, ragazzi. Loro migrano per evitare questa condizione, migrerebbero. Io credo, non lo so se rimarrebbero, non lo so, credo non rimarrebbero poi alla fine, migrerebbero da qui tutte se io glielo consentissi. Prima o poi migrerebbero un po' tutte, stazionerebbero un po' più lontane, si isolerebbero nei boschi, in postazioni comunque alte e eviterebbero parte di raccolti, invece qui loro sono ricostrette in questo apiario, capito? Ma non so se io infatti dico portate qua le vostre api, testatele qua. Guardate che belle. Un saluto a tutti. E loro si stanno adesso attivando al raccolto, loro ora sono diventate colonia.
Bellissime. Bellissime. Ora loro si attivano. Ah, le fioriture, ragazzi. Le fioriture ce ne sono un vagone, c'è l'ibisco, c'è le abeglie, come immaginavo, che so, la seconda fioritura, la mentuccia, la menta, a breve partirà il rosmarino, è partito parte di Tarassaco, la yucca, ha voglia se ci sono di fioriture, ragazzi. Un saluto a tutti.